meraviglia! Preso tutto? Sì, preso tutto. Fabrizio ha confermato? No, Fabrizio non viene, però siamo in 10. 10? Io ho preso 5 litri. 5 litri diviso 10 persone, mezzo litro a testa. Anche troppo. Bene. In questo MaTweet niente matematica, si festeggia. Sigla. Pronto? Ciao Giulia! Stasera sì sì! Sì, c'è posto, venite! In 4? 4, ok, ciao, a dopo! Andrea? Sì, a stasera! Tu e Luca, stasera? Certo, in 3, ciao, a stasera! Ok, tutto pronto, no? C'è un problema. Cioè? Che adesso siamo in 20. Vabbè, siamo in 20, rifacciamo un attimo i conti. Dunque, avevamo 5 litri, eravamo in 10. Mezzo litro a testa. Ok, 5 litri, 20 persone. Un quarto di litro a testa. Ma sì, dai, ce lo facciamo bastare. Accettabile. Okay? Sì, sì, sì. Aspetta. Sì? Ciao! Ma certo! Sì, sì. A stasera, vi aspettiamo. Sì, sì. Ciao. Dopo. Ok. Ma certo! Sì, 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 ciao, vi aspettiamo! Ciao, ciao, ciao! Ma certo che sei sempre al telefono! Sì, abbiamo un sacco di amici! Bene, bene! Fabrizio viene! Ah, ok, dai, va bene, allora... E adesso siamo in 40! 40? Proviamo a rappresentare con un diagramma cartesiano la situazione. Sull'asse delle X fissiamo il numero di persone che parteciperanno alla festa. Sull'asse delle Y, i litri a persona. Inizialmente i 10 partecipanti avrebbero potuto bere mezzo litro a testa. In un secondo momento il numero di partecipanti è raddoppiato e quindi ogni persona potrà bere la metà della quantità precedente, cioè un quarto di litro. Per aggiornare il nostro diagramma alla situazione finale, dobbiamo aggiungere un terzo punto. Con questo numero di partecipanti avremo che 5 litri diviso 40 daranno un ottavo di litro a persona. Come potete vedere, una retta non può descrivere la relazione fra x e y. Bisogna ricorrere ad una parte di curva particolare detta iperbole. Quello dell'iperbole è il grafico tipico di una proporzionalità inversa. Questo tipo di andamento si presenta ogni volta che le due grandezze che prendiamo in considerazione, nel nostro caso x, il numero delle persone, e y, quanto ciascuno ha bevuto, se moltiplicate tra loro danno come risultato una costante. Da un punto di vista matematico questo è il tipo di relazione, x per y uguale costante appunto. Perché il valore rimanga costante, se x raddoppia, y dovrà dimezzare. O analogamente, se x triplica, y dovrà essere uguale ad un terzo del valore iniziale. Proviamo a verificare la validità di questa relazione nel caso della nostra festa. Con 10 partecipanti e mezzo litro a testa, il prodotto dà come risultato 5. Se i partecipanti sono 20, un quarto di litro, il risultato è sempre 5. Anche nell'ultimo caso il prodotto è 5. Il fatto di conoscere la relazione matematica ci dà la possibilità di far previsioni in situazioni non note. Se i partecipanti fossero 50, per esempio, per mantenere la costante pari a 5, deduciamo che ciascuno berrà un decimo di litro. Spero che anche questo video vi sia servito. Al prossimo MaTweet!